Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo di ossigeno ozonoterapia e per farlo siamo in collegamento da Como con il dottor Emanuele Franchi. Buonasera dottore, benvenuto. Buonasera, buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Dottor Franchi, che cosa si intende per ozonoterapia? Si intende la somministrazione di una miscela gassosa composta da ossigeno e ozono in percentuali variabili a seconda della patologia da trattare e in diverse modalità e vie di somministrazione proprio in base alla patologia da trattare, quindi un'iniezione o una somministrazione di una miscela di ossigeno e ozono. Dottore, come viene prodotto quindi l'ozono medicale? L'ozono medicale si ottiene dall'ossigeno che passa attraverso uno speciale macchinario, viene trasformato in ozono e quindi miscelato sempre in quantità differente, in percentuale differente con l'ossigeno, sempre in base alla patologia da trattare, prelevato e somministrato al paziente. Eccolo, vedete, questa è la speciale apparecchiatura, la bombola d'ossigeno la si vede alle sue spalle, viene impostata la concentrazione di ossigeno necessaria per la patologia da trattare e attraverso un ugello superiore, che adesso vedrete, viene caricata la siringa, ecco, spontaneamente per pressione, viene caricata di ozono per la successiva somministrazione. Dottor Franchi, quali sono quindi le patologie che possono essere trattate con ossigeno ozonoterapia? Sì, per parlare delle patologie dobbiamo discutere un pochino quelli che sono gli effetti della somministrazione di ossigeno ozono, che sono molteplici. Ha una spiccata azione antibatterica e antivirale, un'azione antinfiammatoria e antiedema, antiedemigena, attraverso la riduzione di sostanze proinfiammatorie, stimola la formazione di nuovi vasi arteriosi e venosi, la cosiddetta neoangiogenesi, e aumenta la produzione di enzimi antiossidanti, quindi è un antiossidante, è una contraddizione in termini, l'ossigeno è ossidante, ma stimola la produzione endogena di antiossidanti. Trovano quindi beneficio numerosissime patologie di carattere ortopedico e quindi artrite, artrosi, ernia del disco, cervicalgie, lombalgie, patologie articolari periferiche come la spalla, il gomito, il ginocchio, l'anca, la caviglia. E in questo caso, per esempio, come vedete, noi stiamo trattando una sciatalgia, quindi con delle microiniezioni sul decorso del nervo sciatico prossimale, quindi nella coscia, e distale nel polpaccio. È molto efficace anche nel trattamento di patologie di interesse neurologico e neurochirurgico, come ancora le ernie del disco, impertinenza neurochirurgica, le sindrome da intrappolamento dei nervi periferici, sia dell'arco superiore che dell'arco inferiore. Parliamo quindi di intrappolamento del nervo lunare al gomito, del nervo mediano al polso, quindi la famosa sindrome del tunnel carpale, nell'arco inferiore la sindrome del tunnel tarsale. È molto importante, ha un'azione anti-age e quindi nelle malattie neurologiche degenerative come l'Alzheimer, come la demenza senile, come le sindrome della fatica cronica. Un ottimo campo di applicazione è nella patologia vascolari arteriose e venose. Arteriose, grazie alla sua capacità di modificare i globuli rossi, rendendoli reologicamente più idonei per attraversare i microvasi periferici e migliora quindi significativamente la perfusione dei tessuti periferici, quindi lo possiamo usare nel trattamento delle cerebropatie vascolari, nella iperfusione coronarica dei pazienti infartuati, per esempio, ma anche nella patologia venosa, quindi la terapia dei capillari, delle teleangiectasie, delle varici, delle ulcere trofiche degli arti inferiori. Per le sue capacità di immunomodulazione e antinfettive, trova applicazione invece nel trattamento coadiuvante delle infezioni batteriche, virali e fungine e nel trattamento di patologie anche autoimmuni, dove il capostipite è rappresentato per esempio dall'artrite reumatoide. Dottore, a proposito di questa sua ultima affermazione, può quindi l'ossigeno ozonoterapia trovare applicazione nella cura del Covid?
Sicuramente sì, sono già stati conclusi moltissimi lavori e altrettanti sono aperti studi sull'efficacia dell'ozono nel trattamento della patologia del Covid, sia in fase acuta e florida, sia in fase post-covidica. Acuta e florida in ambiente ospedaliero, con risultati che sono definiti incoraggianti e qualche volta sorprendenti. E soprattutto anche nel trattamento della cosiddetta sindrome post-covidica, che è rappresentata da stanchezza cronica, dolori muscolari, dolori osteoarticolari, cefalea e difficoltà respiratorie residue. Dottore, quali sono le vie di somministrazione per quanto riguarda appunto questa terapia, l'ossigeno ozono? Sì, possiamo dividere la somministrazione dell'ossigeno ozono in due grandi categorie, una somministrazione locale e una somministrazione sistemica. Per locale intendiamo la somministrazione dell'ossigeno, dell'ozono, nella sede o vicino alle patologie da trattare, vale a dire iniezioni in corrispondenza di un'ernia del disco, quindi iniezioni vertebrali, paravertebrali, in un'articolazione periferica come può essere la spalla, come può essere il ginocchio, la caviglia. Localmente vengono anche trattate le ulcere trofiche con dei sacchetti di plastica che sono resi opportunamente stagni, in cui viene fatta rifluire una miscela gassosa, eccoli rappresentati, come vedete il sacchetto è applicato in maniera stagna al lato da trattare, viene praticato un vuoto che viene riempito esattamente, ecco l'ulcera trofica sul calcagno, viene fatta fluire la miscela gassosa accompagnate eventualmente da piccole iniezioni intradermiche perilesionali. Naturalmente queste sono soltanto alcune delle applicazioni locali. Non dobbiamo dimenticare le piccole iniezioni sottocutanee che vengono praticate in presenza di cellulite degli arti inferiori. Ecco qui un breve video in cui la somministrazione della miscela gassosa viene praticata con microiniezioni proprio nella zona della cellulite. Come avete visto finora, le terapie sono quasi sempre o quasi esclusivamente iniettive. Ricordiamo che il primo comandamento per lo zonoterapeuta è quello di non provocare dolore durante la somministrazione, per cui sono sempre terapie molto ben tollerate, possono essere fastidiose ma assolutamente non dolorose. Introduciamo ora e spieghiamo brevemente la somministrazione sistemica dell'ozono. Dobbiamo parlare quindi di piccola autoinfusione, grande autoinfusione e insufflazione rettale. La piccola autoinfusione prevede il prelievo di pochi cc di sangue venoso dal paziente, l'ozonizzazione, quindi l'ossigenazione, l'ozonizzazione di questo sangue e la reiniezione con una iniezione intramuscolare. Ha una spiccatissima attività immunostimolante e soprattutto antiepetica. Viene usata con successo incredibile nella patologia dell'herpes zoster e come prevenzione o trattamento delle fastidiosissime neuriti post-herpetiche che complicano spessissimo questa infezione virale. La grande auto e non solo, altre indicazioni ci sono. Parliamo però per questioni di tempo, per questioni di brevità, parliamo della grande autoinfusione, che invece è una metodica molto sicura, molto efficace nel trattamento di infezioni batteriche, virali e micotiche, quindi fungine, nelle malattie vascolari, arteriose e sistemiche, oltre che immunomodulante nel trattamento quindi anti-age e nelle reumatopatie croniche. Consiste questo nel prelievo di una moderata quantità di sangue, eccolo, lo stiamo prelevando attraverso il catetere venoso, è un prelievo che deve essere fatto per caduta, non deve essere aspirato il sangue per non alterare i globuli rossi, viene raccolto in quella sacca che voi vedete basculante, una sacca di plastica che è speciale, una sacca di plastica priva di stalati, che è un comune costituente della plastica, che però può essere nocivo per il paziente e soprattutto in concomitanza con l'ozono può essere nocivo per i globuli rossi. Da questa sacca e in quella mammella accessoria che vedete, ecco, viene ozonizzato il sangue, viene quindi ossigenato con questa miscela gassosa ossigeno-ozono in percentuali differenti in base alla patologia da trattare e poi viene assolutamente reinfuso rigirando la sacca senza quindi possibilità di contaminazione, senza possibilità di manipolazione del sangue. È una metodica sicurissima, sempre molto ben tollerata.
Una terza via sistemica di somministrazione dell'ossigeno ozono è l'insufflazione rettale. Questa sfrutta l'importante capacità dell'intestino, della mucosa intestinale, di assorbire l'ossigeno e quindi l'ossigeno ozono, la miscela ossigeno ozono, e di avere quindi un effetto sistemico. Viene introdotto nel retto una piccola sonda per pochi centimetri in maniera del tutto indolore, viene insufflato l'ozono che si lascia in sede per qualche minuto e abbiamo un effetto sistemico molto molto importante. Naturalmente dobbiamo seguire tutte le raccomandazioni e i protocolli di concentrazione che sono prodotti dalla Società Italiana di Ossigeno Ozonoterapia. Benissimo, dottore, quindi abbiamo visto quali sono i campi di applicazione dell'ossigeno ozono e abbiamo anche visto le vie, quali possono essere le vie di somministrazione. Per concludere, chi è che può praticare questo tipo di trattamento e dove si può fare? Sì, non dimentichiamo solo, vorrei aggiungere tre controindicazioni alla somministrazione dell'ozono che sono fondamentali. Una, la gravidanza, non perché sia tossico, ma perché non ci sono ancora degli studi randomizzati sufficienti per poter applicare l'ozono in gravidanza. Una seconda controindicazione è rappresentata dall'ipertiroidismo, perché essendo un acceleratore di metabolismo può provocare uno scompenso di questa patologia metabolica. E una terza controindicazione assoluta è il cosiddetto favismo, che è l'assenza dei rumori di una enzima, quando sei in fosfato di idrogenasi, può quindi causare delle anemie emolitiche nel paziente con cui viene somministrato l'ozono. Dove può essere somministrato? A tutt'oggi l'ozonoterapia viene praticata in studi medici specializzati, non è purtroppo ancora appannaggio del sistema di strutture pubbliche convenzionate con il sistema sanitario nazionale, tranne in qualche eccezione. Personalmente sono iscritto alla Società di Ossigeno Ozono Terapia e frequento, come tutti noi frequentiamo, regolarmente corsi alla Società di Ossigeno Ozono Terapia che annualmente si tengono a Bergamo nella sede centrale. E riteniamo che questa metodica sia apparentemente semplice e priva di complicanze, è veramente tale solo se praticata da personale medico qualificato e costantemente aggiornato e che applichi esclusivamente i protocolli e certificati della SIO. Benissimo, dottore. Argomento l'ossigeno ozono che a noi di Eccellenze Italiane sta molto a cuore. Io la ringrazio moltissimo per aver contribuito alla divulgazione scientifica, quindi per quanto riguarda questo trattamento, e grazie per il contributo che lei ha dato alla nostra trasmissione. Grazie molte e buonasera. E grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito fino a questo momento. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.